immagini che ci portano in un altro luogo dove speriamo di tornare quanto prima, un luogo meraviglioso, straordinario, patrimonio dell'umanità. Perché lì, fra quelle montagne che sono le Dolomiti del Trentino Alto Adige, stiamo per tornare tutti quanti noi, perché sta per tornare una fiction di grande successo, proprio lì, a un passo dal cielo, quando possiamo toccare le nuvole e incontrare Daniele Liotti. Buonasera. Ciao. Che bello vederti, ciao. Gomi di pugni, saluti così vari. Dobbiamo fare. Come stai? Il compleanno mio non è ancora. No, deve arrivare. Non ti piace ricevere regali? Moltissimo. Anche perché non sai cosa c'è nel pacco. No, assolutamente. Però non si danno prima, quindi me li porterò a casa. Invece no, perché per poter lanciare l'inizio di questa nuova stagione, dove sì. Diciamolo pure, professor Francesco Neri, insomma... Fatica un pochino, sì. Diciamo che gliene sono successe tante, nella 4, nella 5, e quest'anno ce ne saranno molte altre, però quest'anno diciamo che abbiamo deciso di indossare un vestito nuovo per Francesco, cioè ha un nuovo anelito di vita, guarda verso l'alto, ha uno sguardo pieno di speranza, una voglia di rinascita, di ricominciare. E in un momento come questo, in un momento così difficile che stiamo vivendo, per me è stato un privilegio poter interpretare questo personaggio. Ed è stato bellissimo cercare questo tipo di emozioni da dare a Francesco, perché appunto cercare la speranza, la voglia di ripartire con tutto quello che ovviamente è successo a Francesco, è stato un'emozione. E mi credi che appena ho cominciato a girare la serie... Venivamo tutti quanti dal lockdown, quindi erano stati marzo, mesi. Aprile chiusi dentro casa. Beh, trovarmi lì, tra queste montagne, tra questa cornice stupenda, maestosa, imponente, dura anche allo stesso tempo, ho capito che durante il lockdown, per quanto non me ne fossi accorto prima, avevo accumulato tensione, angoscia e quindi mi sono liberato, è stata una espiazione vera e propria. Vedremo anche questo, perché passa dalla recitazione la gioia di stare in un posto spero, del genere. Spero che si veda, io l'ho provata. Tu l'hai provata. Sì. Ma tu anche, cioè, questi pacchi ci servono per raccontare alcune cose di te, perché tu potevi anche non essere Francesco Neri se sì. Apri quel pacco. Apro questo pacco. Cosa vedi sotto il pacco? Fantastico, facciamo vedere? Certo. Lo facciamo vedere. Attenzione. È un pallone. Ha un pallone, ecco, ho fatto vedere tutto, perfetto. Perché un pallone? Perché un pallone? Perché la mia infanzia, la mia adolescenza è stata... Adesso non mi metto a palleggiare perché farei una figuraccia, sono decenni ormai che non gioco. È stata segnata dal calcio. E quindi dalla voglia di fare qualcosa di importante già quando ero giovane, da un rapporto molto intenso con mio padre, perché mio padre era la persona delegata che mi portava agli allenamenti, che mi spronava, che mi... Eri nello giovanili della Roma, insomma. Sì, ho giocato anche nelle giovanili della Roma. E poi è arrivato l'infortunio. No, poi mi sono fatto male, sì, mi sono fatto male. In realtà dopo quell'infortunio ho continuato a sognare di potercela fare, però è difficile, cioè perdi il treno lì in un ambiente come quello, è difficile poi riprenderlo. Però devo dirti che la disciplina, la costanza, l'impegno sono cose che... ho imparato sui campi di calcio, anche la solidarietà con i compagni, il rapporto, l'aiutarsi, il soffrire insieme, cose che mi porto poi nella vita e sul set. Quindi tu speravi di tornare in campo dopo l'infortunio? Di fatto ho anche giocato poi dopo. E invece magari a casa ti dicevano studia. Eccolo, no, vabbè. E studia una cosetta facile. Io non lo tocco quello perché lì ho fatto veramente poco. Il codice civile. Guarda, grazie per questa citazione del mio passato, di quando ero più giovane, ma ho studiato pochissimo giurisprudenza. Papà lo sa. Andai da mio padre, gli dissi dopo i primi due esami, tre esami, papà guarda se vuoi io la laurea me la prendo anche, però ti faccio un bel quadretto, te la appiccichi lì, te la guardi tutte le mattine, io l'avvocato. No, a scuola non ero proprio un...
E tuo padre che ti ha risposto? Mio padre mi ha detto allora lavora. Allora lavora. E ho cominciato a lavorare, ho lavorato tanto, ho lavorato anche con mio padre, perché mio padre vendeva libri. E quindi io mi sono ritrovato a lavorare per la sua società, vendendo libri, andando a fare i porta a porta anche a casa. Ma con appuntamento, non è che bussavo e dicevo vi serve qualcosa. Avevo un appuntamento. Cosa è successo? Me l'hai ricordato adesso? Avevo fatto parallelamente a quel lavoretto anche, avevo cominciato a fare qualche pubblicità e mi avevano scelto per la pubblicità della Barilla. Faccio la pubblicità della Barilla, va in onda la pubblicità della Barilla e parallelamente andavo a fare questi appuntamenti. Quindi capitava che entravo nelle case con la televisione accesa e la signora o la figlia della signora faceva, e mi firmavano i contrattini, quindi vendevo i libri e tornavo. Mio padre, che mi vedeva un po' timido, un po' così, un po' ancora agli inizi, agli esordi, ma come fai a vendere, a farti firmare? Funziona. Quando uno è forte. C'ho talento, papi, c'ho talento anche per questo. Cos'è quello? Che c'entra un biglietto del circo con te? Ai. Che vuol dire? Vuol dire che... che mi piace il circo, cosa sì? Vuoi che ti dica adesso a questo punto? Ho lavorato al circo, sì, ho lavorato al circo, ruolo? L'ho già raccontato, lo riracconto se vuoi. Ho lavorato, guarda, avevo cominciato, lessi un cartello sulla Cristoforo Colombo, strada qui a Roma, dove cercavano aiutanti, attrezzisti, tutto fare. Con una paga c'erano le lire, 100.000 lire al giorno. Wow. Mi sembrava vero, nel senso, ero studente squattrinatello, quindi ho detto vado. E dovevo all'inizio controllare che le persone stessero nei loro posti, una specie di maschera al cinema, no? Sedetevi qua, guardavo i biglietti. Vista la mia passione per gli animali, il mio amore per gli animali, dopo una o due settimane mi hanno spostato e mi hanno messo giù nell'arena, dove c'erano tutti quanti gli animali che entravano e dovevo controllare che tutto andasse bene prima del loro numero. Quindi, non so, le gabbie chiuse, i cavalli che stessero calmi. Caspita, era un lavoro di responsabilità. Di responsabilità. E c'è l'episodio di Stellina, questo nome che ritorna nella mia vita, perché il mio cavallo quest'anno si chiama Stella. Stellina era l'elefantessa, era Stella anche quello. E Stellina era molto emotiva. Quindi poteva succedere che durante il numero, se si fosse emozionata troppo, avrebbe potuto fare dei bisognini, sì, chiamiamoli così. E quindi, non doveva succedere. E non doveva succedere perché subito dopo sarebbero dovuti entravano dei ginnasti a corpo libero. E quindi non c'era quindi tempo non di poteva pulire essere, niente. Perché adesso immaginiamoci un attimo, sì, il bisognino. Sì. Una scena bellissima. Bellissima, meravigliosa. E quindi il domatore, in un improbabile inglese, ancora meno improbabile italiano, mi dice e mi dà una carriola in mano, indicandomi l'elefantessa. Io capisco quello che dovevo fare e comincio a pregare che non succedesse. Va Stellina, fa il suo numero, a un certo punto mi rendo conto che qualcosa, questo punto è difficile da raccontare, mi rendo conto che qualcosa non funziona perché vedo questo oblò, questa situazione e dico no ragazzi, pum, prendo e mi fiondo dentro vestito con un paio di pantaloni larghi, a scacchi neri e rossi, una giacca con le spalline, quelle tipo Mazinga, bottoni d'oro, cioè una roba che mi stava tre volte la taglia, una roba scandalosa. Vado con questa carriola sotto, mi posiziono sotto, Stellina, buona, Stellina, non fa, Stellina, ti prego, non fa, Stellina non lo fa. Chiude tutto quanto, io mi giro, me ne vado, sollevato, e come mi giro sento pum, pum, no! Pum, 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 pam, pam. C'è stato un grandissimo applauso, io ho fatto l'inchino, ti lo giuro, ho anche fatto ora l'inchino. Per come l'hai raccontato. Ho fatto l'inchino e la mia prima figura di merda. L'ha detto lui. Ma il riscatto è arrivato subito? Che o cosa? Quasi il riscatto è arrivato. Il riscatto è arrivato, è arrivato, è arrivato. E voglio farti vedere una delle tue prime partecipazioni ad una fiction di Rai.
scusa, che ci fai qui? Ti ho cercato a casa, non ti ho trovata, allora... Oddio. Ah, ma non farla con la faccia. Cercavo proprio te, sai? Me? Sì. Perché? Mia madre ha una così grande opinione di sé che trova del tutto assurda l'idea che qualcuno esca di casa per cercarla. Dai, siediti. Grazie. Matteo, ma come sei cambiato? E come sei cresciuto? È in incognito. Roberto non lo sa che è tornato dagli Stati Uniti. Ma da quant'è che non lo vedi? Roberto? No, Matteo. Dove l'avete trovata questa? Dove era sepolta e nascosta? La Rai ha molti manfratti. Molti archivi. Sì, molti sì, archivi. Sì, sì. Oh, sono passati 25 anni. 25 anni, sì, sì. Questo era uno dei miei primi e forse il primo sceneggiato, perché sono partito con il cinema e forse il primo sceneggiato in assoluto, la prima fiction che ho fatto a Ferrara, con un cast meraviglioso. Pazzesco. Sì, perché c'era Ottavia, Eduige, c'erano tantissimi altri attori, adesso non me li ricordo tutti. Ed ero proprio, guarda. Quanti anni avevi? 23, 24. Allora, dopo la pubblicità, passiamo dai 23 anni di Daniele Liotti a quello che starà per andare in onda tra pochi giorni, insomma, sta per andare in onda un tra pochi giorni. Un salto importante facciamo. È un salto di 25 anni. Di 25 anni. Dopo la pubblicità. Siamo qui ancora con Daniele Liotti, protagonista di Un passo dal cielo, il primo di aprile, giorno del suo compleanno. Ai ai ai, sì. Torna su Rai 1 con una nuova stagione di Un passo dal cielo, una piccola anticipazione. E tu dovresti essere il famoso Francesco. Sono Manuela, la sorella di Vincenzo. Mi ha parlato un sacco di te. Spero bene, ma è meglio se scendi, non è molto solido il tetto. È che non riesco a scendere. Vieni. Così. Anche l'altro giù. Così, bene. Vieni adesso. Grazie. Non è stata una buona idea salirci a piedi nudi. Scusa se ci sono salita. È che questo posto è proprio bello. Mi dà sempre tanta pace. Comunque sei più bello quando ridi. Dovresti farlo più spesso. Ma chi non vorrebbe cadere fra le braccia di Daniele Liotti da un tetto, per dirlo, da un tetto? Quella era una scena, forse la prima scena del primo giorno di set. Ah, proprio così è iniziato? Sì, sì, quella è iniziata così. Con una che ti cade fra le braccia. Così. Sì, sì. Nel giorno del suo 50° compleanno, torna su Rai 1, Daniele Liotti.